Bentrovati gentili telespettatori, in apertura di questa edizione del nostro giornale La Cronaca Nera, gli agenti del commissariato di polizia di Manduria hanno sgominato una banda dedita alle rapine nel versante orientale della provincia di Taranto. Tre arresti, uno è attivamente ricercato, sentite. Hanno seminato il terrore nel versante orientale della provincia di Taranto, arrivando a lambire anche la vicina provincia di Brindisi. Gli agenti del commissariato di Manduria, in collaborazione con i colleghi della questura di Taranto, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il tribunale Giuseppe Tomasino nei confronti di quattro persone ritenute a vario titolo responsabili di numerose rapine avvenute nella scorsa primavera nel versante orientale della provincia di Taranto. Gli agenti hanno arrestato tre dei quattro destinatari dell'ordinanza: Antonio Picchierri, 21 anni, Cosimo Damiano Lombardi, 52, e Giovanni Marinò, 22 anni, tutti originari di Manduria. Si cerca attivamente il quarto uomo. La banda di rapinatori, come accertato nel corso dell'indagine, ha compiuto nei mesi di aprile e maggio scorso 5 rapine in danno di supermercati e stazioni di rifornimento carburanti per un bottino di circa 10.000 euro. I malviventi, armi in pugno, sempre con auto di provenienza furtiva, giungevano presso gli obiettivi designati. In alcuni casi, a scopo intimidatorio, esplodevano colpi di arma da fuoco per compiere le rapine. Gli investigatori hanno anche accertato che gli stessi si sono resi autori di un'altra rapina in danno di una coppia di fidanzati fermi in auto, ai quali hanno sottratto anche la vettura. È stato inferto dunque un duro colpo a rapinatori seriali. Sì, è una bella operazione. Un'operazione che ci riempie di orgoglio e per il risultato conseguito dal commissariato di Manduria, che, essendo un commissariato in periferia della provincia, è impegnato in tanti settori ed è riuscito, nonostante questo, a impegnarsi duramente in queste indagini, che naturalmente hanno visto impegnato tutto il personale del commissariato e che ci ha consentito quindi di individuare questa banda che aveva posto in essere diverse rapine con analoghe modalità, tutte che avevano suscitato un allarme notevole. Ecco, il teatro di azione era il versante orientale della provincia. Il versante orientale della provincia, non soltanto Manduria, ma anche Grottaglie, le zone limitrofe e anche la provincia di Brindisi. Hanno lambito anche la provincia di Brindisi. Gli obiettivi erano sempre esercizi commerciali e purtroppo gli esercizi di distribuzione di carburante, che sono ovviamente in posizioni più isolate e quindi sono più vulnerabili spesso. La cronaca politico-amministrativa è iniziata stamani, la decima legislatura del Consiglio regionale della Puglia. I lavori sono stati avviati con la costituzione dell'ufficio provvisorio di presidenza guidato dal consigliere più anziano Paolo Pellegrino, 69 anni, eletto con la Puglia per Emiliano. La maggioranza, dopo la riduzione del numero dei consiglieri a 50 più il governatore Michele Emiliano, potrà formalmente contarne 29. Esordio per la pattuglia del Movimento 5 Stelle, che ha 8 seggi. Il Consiglio regionale ha eletto i due consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza, che sono due tarantini. Per la maggioranza, con 25 voti a favore, è stato eletto Giuseppe Turco, residente a Marugio e alla sua prima esperienza in consiglio regionale. Eletto per la lista La Puglia con Emiliano nella circoscrizione di Taranto, è stato consigliere provinciale e sindaco del comune di Torricella. Il consigliere segretario della minoranza, invece, eletto con 14 voti, è Luigi Morgante di Manduria, eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista Movimento Politico Schittulli Area Popolare. È l'ex candidato sindaco per il PDL nella sua città, che è appunto Manduria. La provincia di Taranto ha perso più di 10.000 posti di lavoro. I dati scioccanti sono stati diramati ieri dalla Camera di Commercio. Abbiamo analizzato questi dati con Giancarlo Turi, segretario provinciale della UIL, e Gianni Azzaro, consigliere comunale provinciale del Partito Democratico. Sentite la loro analisi. Conosciamo ormai la situazione drammatica che sta vivendo la città, la provincia ormai di Taranto dal 2012. Purtroppo è la conseguenza di uno sviluppo economico basato esclusivamente in questi anni sulla monocultura dell'acciaio, e quindi naturalmente, venendo meno quel settore, a cascata quindi abbiamo avuto ripercussioni sia di carattere economico e sociale, non solo all'interno dell'Ilva, all'indotto, ma soprattutto anche per tutte le altre attività che comunque erano indirettamente e comunque vivevano anche grazie all'Ilva, quindi anche la parte commerciale, l'esercizio dei servizi commerciali.
E quindi voglio dire anche per il prossimo 2015, questo 2015 praticamente i dati non potranno scostarsi più di tanti da quelli del 2014. Ma diciamo che purtroppo siamo stati facili profeti, noi queste cose le diciamo da almeno 5 anni a questa parte, diciamo che l'economia tarantina era in fase di fortissima sofferenza e si reggeva essenzialmente per il ricorso diffuso a un sistema di ammortizzatori sociali. Quindi i dati di ieri semmai sono la conferma di un'economia che è ferma, sostanzialmente è ferma, perché se la fotografiamo all'indomani dello scoppio della grande crisi, la crisi diciamo, che ha generato i maggiori problemi sul territorio, quella dell'Ilva, l'economia sostanzialmente non è che sia semplicemente ferma, è addirittura in regresso. Allora, quindi i dati di ieri semmai sono la conferma, una conferma ampiamente annunciata. Taranto non crea nemmeno un posto di lavoro, in questo momento non genera occupazione. Non generando occupazione ovviamente c'è una flessione e addirittura un crollo della ricchezza che ricade sul territorio. Quindi da questo punto di vista i dati fotografano esattamente quello che le persone percepiscono, perché al di là poi della conoscenza specifica questo è sotto gli occhi di tutti, insomma accade in maniera abbastanza diciamo visibile. Il problema è dopo aver fatto mille analisi, dopo aver fatto tanti ragionamenti, c'è stato un ulteriore elemento sul quale noi avevamo puntato tantissimo per l'evoluzione ed è l'economia del porto, che ahimè anche quella è andata in fortissima sofferenza ed attualmente è in uno stato di blocco. Nel disegno di legge sui fallimenti sul quale il governo ha posto la fiducia, che dovrà passare al Senato per il via libera definitivo, è stato introdotto anche il cosiddetto Salva Ilva, originariamente contenuto in un decreto, l'ottavo, sempre all'attenzione della Camera dei Deputati, che a questo punto pare destinato a decadere. La richiesta della Procura di Taranto di spegnimento dell'AFO 2 è una decisione che ritengo condivisibile, dice l'onorevole Alessandro Furnari del gruppo misto alla Camera dei Deputati. La magistratura, dice Furnari, ha il compito di far rispettare la legge e le eventuali conseguenze economiche delle sue decisioni in termini di eventuale non convenienza a tenere aperti gli impianti riguardano l'azienda e il governo. La politica ha aspettato troppi anni prima di cominciare a prestare attenzione alle problematiche di Taranto e si è arrivati a questo punto per colpa di quest'ultima. Trovo, dice Furnari, che sia fuori luogo che vengano rilasciate continue dichiarazioni che invitino la magistratura a valutare con attenzione le sue decisioni, perché la magistratura è indipendente. L'avvertenza del call center, la richiesta congiunta di incontro al Ministero del Lavoro per traguardare l'utilizzo della solidarietà in attesa che si delineino interventi regolativi sul settore dei call center è un risultato importante, non definitivo, ma che ci permette di giocare tutto al Ministero del Lavoro in un contesto lontano dai ricatti e dalle deroghe contrattuali sulla pelle dei lavoratori. È un passo dovuto verso chi non ha ceduto ai ricatti e non si è mostrato incline ad accettare le proposte di flessibilità in deroga al contratto che avrebbero così peggiorato le condizioni dei lavoratori. È il commento di Andrea Lumino della SLCCGL che commenta appunto la riunione di ieri nella sede romana di Teleperformance. È un risultato importante se confermato nelle fasi successive della trattativa che in un contesto delicatissimo crea le condizioni per una soluzione positiva dell'avvertenza. Ciò potrà essere consolidato attraverso un intervento di regolamentazione sul settore da parte del governo che nelle settimane scorse si è già impegnato a realizzare. L'agricoltura, disposti i controlli delle cartelle dei consorsi di bonifica e il plauso della Coldiretti di Taranto all'azione del governatore di Puglia Michele Emiliano. Bene ha fatto il governatore della Puglia Michele Emiliano a disporre la verifica delle cartelle esattoriali emesse dai consorsi di bonifica. Si accorgerà che i conti non tornano e che andrebbero sospese per fare chiarezza sulla governance commissariale, risultata un assoluto fallimento sul fronte della gestione finanziaria del personale. Sono state emesse cartelle di cui non si comprendono razzo e sistemi di calcolo, mentre da anni aspettiamo che siano ufficialmente presentati i piani industriali. La totale assenza per il 2015 di nuove assegnazioni ai consorsi di bonifica di contributi per le manutenzioni straordinarie inoltre renderà ancora più discutibile il calcolo dei ruoli di contribuenza. È il presidente della Coldiretti Taranto Alfonso Cavallo a precisare la posizione dell'organizzazione rispetto alle questioni che orbitano intorno alla gestione dei consorsi di bonifica. Cavallo infatti ha anche sottolineato che sono stati disattesi gli impegni assunti dal tavolo tecnico fortemente voluto da Coldiretti istituito dalla Regione Puglia nel 2014 per affrontare le problematiche emerse a seguito dell'emissione dei ruoli del tributo 630 da parte dei consorsi di bonifica
commissariati. Il lungo commissariamento e l'improvvida decisione di sospendere la riscossione dei ruoli da oltre 15 anni, ha aggiunto il presidente della Coldiretti Taranto, hanno aggravato la situazione dei consorsi di bonifica ubicati sotto la linea dell'Ofanto. Non possiamo accettare né tantomeno condividere ipotesi di risanamento delle strutture consortili che facciano gravare la debitoria pregressa sull'incolpevole platea dei contribuenti. Per il direttore della Coldiretti Taranto, Aldo Desario, inoltre, non si può certo negare che l'opinione pubblica e lo stesso mondo agricolo abbiano sedimentato sfiducia e risentimento verso strutture con importanti compiti di natura pubblica e servizio all'agricoltura, rimaste imprigionate in una condizione di scarsa efficienza e di numerosa funzione statutaria. In conclusione, Coldiretti Taranto precisa che le scelte maturate ai tavoli restano condizionate dall'avvio delle manutenzioni straordinarie e ordinarie, per le quali occorre che la Regione Puglia faccia la sua parte, promuovendo una nuova progettualità pluriennale affidata ai consorsi, andando ben oltre i 6,3 milioni di euro stanziati con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014. Da parte del Consiglio regionale. Cronaca nera: sarebbe stata opera di piromani l'incendio di vaste proporzioni che è divampato nel primo pomeriggio di ieri nella zona della Salina tra Torre Colimena e Specchiarica Marine di Manduria. Squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato per ore per cercare di circoscrivere il fronte del fuoco alimentato dal vento e dalle elevate temperature di questi giorni. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco di Taranto e Canadair della protezione civile, sul posto anche personale dell'agenzia regionale per appunto le emergenze, i carabinieri, polizia e vigili urbani. Il rogo è stato circoscritto anche grazie all'intervento di un Canadair arrivato dalla Lamezia Terme, due Firebus da Grottaglie e un elicottero specializzato messo a disposizione dalla Marina Militare Italiana. Le fiamme hanno distrutto tra i 15 e i 20 ettari di macchia mediterranea e tre automobili. Le fiamme hanno lambito abitazioni civili che sono state fatte evacuare. Il rogo ha distrutto una delle zone incontaminate del litorale ionico. La riserva naturale è andata quasi completamente distrutte dalle fiamme, alte 10 metri. Giornata di rinnovo delle cariche di metà mandato nelle commissioni parlamentari della Camera dei Deputati. L'onorevole Michele Pelillo, deputato tarantino del PD, è stato riconfermato vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, che ha eletto nuovo presidente l'onorevole Bernardo del Nuovo Centrodestra. Ora parliamo di cultura. La città di Taranto si prepara ad accogliere la delegazione di Sparta, che sarà in città per 3 giorni nell'ambito della cerimonia di gemellaggio con Sparta. Sentite. Il Comune di Taranto ha organizzato 3 giorni di festeggiamenti per il gemellaggio con Sparta, una 3 giorni che comincerà domani con la prima visita istituzionale alle 11 al Castello Aragonese, dove ad attendere il gruppo di 12 persone, tra cui 5 consiglieri comunali e l'ex sindaco di Sparta, ci saranno il sindaco Ezio Stefano e l'ammiraglio Francesco Ricci, curatore del Castello Aragonese. Presidente, per il Comune di Taranto che importanza riveste questo gemellaggio con Sparta? Beh, sicuramente importantissimo per un duplice aspetto. Il primo è perché abbiamo colto una spinta che veniva dal basso. Di questo mi sento di ringraziare tutti i cittadini che si sono sentiti di dire la loro in relazione a questo argomento, in particolare l'associazione Taranto Città Spartana. Ringrazio loro, ringrazio la Magna Grecia perché ha offerto un proprio contributo. Ora altri nomi non li cito tutti per non dimenticarne nessuno. E quindi questo è il primo aspetto, sentiamo forte la spinta dal basso della cittadinanza. E il secondo riguarda la cultura. Noi, il Consiglio Comunale, dico l'intero Consiglio Comunale, crede che la cultura possa essere un'economia di questo territorio. Cultura significa riallacciarsi alla storia, alle tradizioni, al mondo che ci circonda, inteso come città, ora come polis. Ora, noi crediamo fortemente in questo percorso, vogliamo sostenere la cultura da tutti i punti di vista, sotto tutti i suoi aspetti. La cultura, ripeto, può dare sicuramente un ritorno importante dal punto di vista economico, ma non solo. Gemellaggio Taranto-Sparta, qual è il programma ufficiale del gemellaggio? L'accoglienza della delegazione spartana ha inizio il giorno 23, e durerà circa 3 giorni. Arriveranno in mattinata, ci sarà un saluto istituzionale del sindaco, poi successivamente la Marina Militare riserverà un'accoglienza d'eccezione a cura dell'ammiraglio Ricci, la visita al castello. Nel pomeriggio riprendiamo un giro per l'ipogei della città vecchia e della cattedrale.
poi continuiamo, poi l'evento clou sarà ovviamente il 23 con l'orchestra della Magna Grecia, quindi giovedì sera ci sarà un concerto proprio in onore degli amici spartani all'Orfeo. Per questo ringraziamo anche l'orchestra della Magna Grecia, gli stessi titolari dell'Orfeo che hanno messo a disposizione la struttura gratuitamente. Il 24 mattina ci sarà il Consiglio Comunale Ufficiale con l'approvazione della delibera di gemellaggio e anche lì ci sarà anche una sorpresa per la delegazione spartana che sarà presente all'interno del Consiglio Comunale. Successivamente poi riprendiamo nel pomeriggio. Nel pomeriggio comunque ci sarà un altro giro per la città e la sera ci sarà un'iniziativa organizzata dall'Associazione Taranto Città Spartana presso le colonne doriche, quindi con un ulteriore evento per il 24 sera. E ora la cronaca nazionale col TG di ADN Cronos. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. ISIS, operazione antiterrorismo, 2 arresti a Brescia, Grecia, il Parlamento vota oggi la seconda tranche di misure. Crocetta, Renzi parla di exit strategy, io non lascio. Pubblicizzavano lo Stato Islamico sul web i 2 presunti sostenitori dell'IS arrestati a Brescia dalla Polizia di Milano nell'ambito di un'operazione contro il terrorismo internazionale denominata Bahia. I 2 arrestati sono un tunisino e un pakistano che aveva creato l'account Twitter Islamic State in Room e progettavano azioni terroristiche. Sulla piattaforma social c'erano messaggi minacciosi a firma Islamic State, sullo sfondo alcuni luoghi simbolo a Roma e Milano. Il Parlamento greco vota oggi la seconda tranche di misure richieste da Bruxelles per avviare negoziati per un terzo prestito da 86 miliardi di euro. Si tratta di riforme del codice civile per accelerare i processi e dell'adozione della direttiva europea sulla risoluzione bancaria. Il governatore siciliano Rosario Crocetta commenta le indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi, secondo cui il premier Renzi avrebbe apprezzato le parole del governatore che ieri si era detto disponibile a lasciare a settembre dopo il caso Borsellino. Il premier avrebbe parlato di un exit strategy onorevole per Crocetta, ma oggi arriva il dietro front di Crocetta, non lascio, in ogni caso la decisione spetta al Parlamento siciliano e a nessun altro. Ucciso in un raid aereo eseguito dagli Stati Uniti in Siria uno dei leader di Al-Qaeda, Muhsin al-Fadil, su cui gli Stati Uniti avevano posto una taglia di 7 milioni di dollari. Era coinvolto negli attacchi dell'ottobre del 2002 contro i marine americani sull'isola Failia in Kuwait e contro la nave francese Limburg nello Yemen. Ancora caldo torrido sul nostro paese, ma nel weekend le temperature inizieranno ad attenuarsi al centro-nord, mentre al sud bisognerà aspettare la prossima settimana. Venerdì sera i primi forti temporali porteranno il primo calo termico, ma è tra sabato e domenica che le temperature scenderanno anche di 5-6 gradi. La Fiorentina ha perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in un match della International Champions Cup disputato a Harrison nel New Jersey. Finisce invece 4-1 per il Genoa, la seconda amichevole stagionale disputata a Nuspit in Austria. È tutto per la cronaca del nostro giornale, grazie per averci seguito. Linea alla regia, tra qualche minuto torniamo con lo sport. Arrivederci.